è sempre più pesante. Ricordati, per te esiste solo la mia voce. Nulla può disturbare il tuo sonno. Assolutamente nulla. A ogni millimetro che la mano si solleva, il sonno è sempre più profondo e sempre più pesante. Sempre più profondo, sempre più pesante. Ora io prendo la tua mano destra ed il tuo braccio destro. E la tua mano destra ed il tuo braccio destro diventano rigide, immobili, duri come la pietra. Rigidi, duri, immobili come la pietra. Il tuo braccio destro e la tua mano destra sono pietrificati dalla punta delle dita sino alla tua spalla, immobili, durissimi, pietrificati, impossibili a muoversi. E intanto il tuo sonno è sempre più profondo ed è sempre più pesante. Sempre più profondo e sempre più pesante. Ora il tuo braccio destro e la tua mano destra diventano talmente pesanti che non possono più stare in questa posizione. Talmente pesanti che devono abbassarsi, pesantissimi. E man mano che il braccio destro e la mano destra si abbassano, il tuo sonno continua a diventare sempre più profondo e sempre più pesante. Sempre più profondo. È sempre più pesante. Sempre più profondo. Sempre più pesante. E tranquillo. Ora, per mia volontà, quando io ti farò delle domande, tu potrai parlare dormendo e dovrai rispondere alle mie domande con assoluta sincerità. Ora io tocco con il mio dito indice la tua bocca e tu potrai dormire profondissimamente e nel contempo parlare con me. Ora io prendo la tua mano destra e la infilo in un secchiello pieno di ghiaccio. Ricolmo di ghiaccio. La tua mano destra è infilata totalmente sino al polso nel ghiaccio e diventa sempre più fredda, sempre più fredda. Tu sai che cos'è l'anestesia, vero? Sì. Bene. Tu sai che in anestesia non si sente nulla, non è così?
Ecco, ora, mano, che la tua mano destra resta immersa nel ghiaccio, diventa sempre più insensibile, sempre più anestetizzata. In pratica, tu non sai più neppure di averci, non la senti più. Insensibile. E il tuo sonno è sempre